Amici di A Tu per Tu, amici di Canale 8 e di GT Channel, siamo tornati dopo la breve interruzione pubblicitaria con il nostro ospite, il dottor Giuseppe Visone della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Dottore, stavamo parlando del ruolo delle istituzioni, delle risposte strutturali, però c'è un tema di fondo. Risposte strutturali hanno bisogno, mai come in questo momento, di una sinergia istituzionale. I comuni purtroppo hanno una condizione di cassa disastrosa e ne parlavamo a telecamere spente, questa benedetta, talvolta maledetta burocrazia scoraggia spesso e volentieri anche gli imprenditori per bene illuminati, che pure ci sono e ne sono tanti in questa terra, che vorrebbero investire e che però trovano mille difficoltà, per cui poi decidono di fare altro. Ma io credo fortissimamente nel valore dello sport nel momento di formazione dei giovani, perché lo sport è un veicolo straordinario di valori positivi, di crescita della personalità, capacità di accettazione della sconfitta, capacità di stare insieme e di collaborare. Ecco, in una città, come dire, complicata come Napoli, lo sport dovrebbe essere un faro, un momento centrale, tant'è che tantissimi nostri campioni ex olimpionici si prodigano in aree a rischio per recuperare determinati ragazzi. In questo, dal mio punto di vista, le istituzioni dovrebbero essere più vicine, più disponibili, aperte rispetto a chi fa sport sul territorio, alle associazioni che si prodigano per veicolare questi valori verso i ragazzi. Ci dobbiamo render conto, e questo è palpabile nella gestione dell'impiantistica sportiva post Universiadi, che aveva consegnato alla città un patrimonio di impianti assolutamente importante, soprattutto allocate in zone a rischio della città, che il rapporto tra le istituzioni e il privato deve essere un rapporto di collaborazione, deve essere un rapporto di fiducia, e soprattutto le istituzioni e i comuni devono rendersi conto che la carenza di risorse, la carenza di personale, la carenza a volte anche di competenze deve far sì che certo tipo di attività debbano essere delegati ai privati, rispettando ovviamente le regole, rispettando i principi della libera concorrenza tra delle diverse associazioni, ma chi fa sport deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare, di poter utilizzare in maniera proficua gli impianti che in città esistono e che vanno assolutamente valorizzati, che non possono essere depauperati. Questa è una cosa sulla quale siamo assolutamente, assolutamente d'accordo, ma lei si è occupato di tante inchieste nel corso della sua già lunga e onorata carriera, ma come evitare, questa è una domanda che bisognerebbe fare più a chi ha responsabilità politiche, ma so che lei non si sottrarrà, come evitare che ci possa essere un pertugio nel quale si intrufola la criminalità organizzata e poi prende lei in mano la situazione, quando si parla anche di gestione di strutture pubbliche, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono state tante inchieste anche in questo senso. Allora, da legislatore, lei cosa farebbe? Questa è la domanda. Devo dire che le infiltrazioni, non soltanto camorristiche, ma anche quella, la corruttela più spicciola, si annida ove c'è complessità burocratica. Dove c'è non c'è snellezza, non c'è trasparenza, e dove c'è farraginosità, c'è la possibilità di, come dire, creare il rapporto di corruttela, c'è la possibilità di attivare il rapporto di amicizia, perché a fronte della complessità e della difficoltà, l'imprenditore che vuole lavorare, il privato che vuole ottenere la licenza edilizia perché vuole costruirsi l'abitazione, cerca inevitabilmente la scorciatoia. E allora bisogna togliere alibi. Nel momento in cui noi semplifichiamo la burocrazia, acceleriamo le procedure, rendiamo tutto più facile e trasparente, anche lo spazio per fenomeni devianti viene inevitabilmente ridotto. Più è complesso, più sono farraginose le procedure, più è facile
perché bisogna necessariamente nell'ottica del privato diminuire i tempi, perché l'aumento dei tempi è normalmente aumento dei costi, cercare la scorciatoia. Quindi la semplificazione e la trasparenza sono lo strumento migliore per ridurre la corruzione e l'infiltrazione. Dottore, lei è una persona che non ama girare dietro al dito, a nascondersi dietro al dito, ma fra le tante cose diciamo che mancano in questo momento, in questo paese, c'è anche una scarsa fiducia dei cittadini nei confronti della magistratura. Parliamoci chiaro, questo anche tutte le ultime rilevazioni lo dicono. Come mai è crollata così tanto la fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia? Perché la magistratura ha dato cattiva prova di sé, nel senso che al di là dello scandalo Palamara e della gestione poco trasparente da parte del CSM di alcune nomine, il meccanismo delle raccomandazioni, ma la magistratura ha trasmesso un senso di inefficienza ai cittadini. Perché nel momento in cui i tempi della giustizia crescono, nel momento in cui i processi penali non si chiudono in tempi ragionevoli, un cittadino attende in maniera spasmodica l'esito del proprio processo, se per ottenere il recupero di un credito occorre attendere un tempo assolutamente spropositato rispetto alle esigenze dell'economia, è chiaro che il tasso di sfiducia cresce. Quindi l'obiettivo della magistratura è quello di recuperare credibilità. Dal mio punto di vista la credibilità la si recupera attraverso la professionalità e la capacità di essere credibili. Nel momento in cui si è credibili e professionali, chiaramente si trasmette un messaggio diverso e assolutamente positivo, perché è vero che la magistratura non deve creare consenso, perché noi non facciamo politica, ma dobbiamo assolutamente avere il rispetto dei cittadini, perché se viene meno il rispetto ai cittadini, viene meno proprio lo Stato di diritto. Dottore, voglio affrontare con lei un altro tema, che è quello delle intercettazioni. Mi spiego meglio fra poco. Ci fermiamo un attimo perché c'è un altro bellissimo brano musicale della nostra Federica Cardone. Non andiamo in pubblicità, ascoltiamo te Federica e riprendiamo la bella chiacchierata con il dottor Visone. A te Federica. Baby don't care for shows, baby don't care for my baby just cares for me. My baby don't care for a guns raises. Baby don't care for, he don't care for I don't please this. This day that is not his time. And even on a turn his smile, he's something he can see. My baby don't care, oh no. My baby just cares. Don't give for the shows, and he don't even care for
he cares for me. My baby don't care for cars and races, baby. He don't care for art on places. Instead of it's a naughty style. And never ever races more. He's something he can see. Something he can see. I wonder what. Fra i temi che riguardano la riforma della giustizia, intorno alla riforma Cartabia, ancor prima l'ipotesi dell'ex ministro Bonafede, lo scontro violento delle parti politiche e, diciamo, nei confronti anche del CSM è sempre stato quello, e delle associazioni dei magistrati, delle varie correnti, è sempre stato quello in particolare sulle intercettazioni. Voi sapete, cari amici di A Tu per Tu, che spesso e volentieri ci ritroviamo a leggere sui giornali conversazioni che probabilmente nulla hanno a che vedere con il cuore di un determinato processo, anche conversazioni private, su fatti privati, e questa cosa, almeno personalmente, mi ha sempre lasciato un po' perplesso. C'è anche un problema, dottore, di un rapporto a volte un po' così, con una battuta lo direi, direi incestuoso, fra magistratura e stampa e mass media? Allora, io sul punto mi sento di rispondere in questi termini. Nel settembre 2020 è entrata in vigore la nuova norma sulle intercettazioni, la cosiddetta riforma Orlando, che ha avuto come suo focus principale proprio quello della conservazione e della divulgazione dei testi delle intercettazioni. Parliamo di una norma entrata in vigore poco più di 2 anni fa, rispetto alla quale stiamo vedendo gli effetti pratici, la quale è giusto che si sappia, perché non tutti lo sanno, perché spesso il tema è più oggetto di propaganda che di un esame concreto, che attualmente le intercettazioni non possono essere riportate integralmente all'interno delle ordinanze cautelari, ma vanno riportati esclusivamente i sunti e le parti strettamente necessarie e legate alla prova del reato per il quale si sta procedendo. Quindi non è più possibile una divulgazione massiva delle intercettazioni. Lei su questa cosa è d'accordo? Io sono assolutamente d'accordo. Ho ritenuto la riforma Orlando una riforma, come dire, civile, che in più prevede, come lei ben sa, che le intercettazioni siano esclusivamente conservate all'interno del cosiddetto archivio digitale, che è contenuto in server presenti negli uffici di procura, la cui responsabilità esclusiva è del procuratore della Repubblica e i cui accessi sono tutti tracciati attraverso specifico login. Quindi, in base alle verifiche che si possono fare sui computer in uso alla procura, è possibile stabilire chi ha avuto accesso e chi ha avuto eventualmente estratto copia di quei file audio, e quindi anche eventualmente, come dire, individuare più facilmente la fonte della divulgazione anomala. Quindi, piuttosto che invocare una immediata e ulteriore riforma delle intercettazioni, io sarei per verificare le conseguenze e l'impatto pratico che la riforma Orlando, da poco entrata in vigore, può avere sulla vita comune. Detto ciò, i fatti privati debbono rimanere privati e dal mio punto di vista non debbono essere buttati in pasto ai giornalisti, per essere, voglio dire, assolutamente pratico. Sono molto molto d'accordo con lei, e lei sa che fra le altre cose, fra le cose che rendono più complicato il rapporto fra cittadini e giustizia, sono proprio i tempi della giustizia. Vogliamo fare chiarezza su questo, perché
ricordiamo, c'è anche un tema di personale amministrativo che manca, c'è un tema anche di mezzi che mancano, che spesso con una battuta, neanche troppo una battuta, mancano anche i toner per fare le fotocopie in procura e quant'altro. Perché ci vuole tanto tempo per arrivare a sentenza? Allora, io le voglio dare alcuni dati. Perfetto. Perché è opportuno, io sono uno che non cerca alibi, nel senso che la mia... Proprio per questo la sto sollecitando. Chi mi conosce sa che io in prima persona rappresento comunque un'anima critica all'interno della magistratura, perché ritengo che il nostro lavoro debba essere fatto al servizio dei cittadini. Detto questo però, è stata di recente introdotta la cosiddetta riforma Cartabia, voluta in virtù della gestione dei fondi del PNRR. Ebbene, le faccio un esempio. Adesso è previsto l'obbligo di videoregistrazione delle testimonianze e delle audizioni di indagati e testimoni fatti in fase indagine e in fase dibattimento. Ebbene, lei sa quante telecamere a 360 gradi sono arrivate in tribunale e in procura? No. Zero. È stato detto che la riforma Cartabia doveva, come dire, accelerare i tempi della giustizia. Lei sa quanti ulteriori subprocedimenti sono stati introdotti alla riforma Cartabia, oltre a quelli già esistenti? Altri 6. E allora, se noi continuiamo a parcellizzare, a rendere farraginoso l'arrivo a sentenze, quindi l'accertamento della realtà, certamente noi non facciamo un buon servizio alla collettività. Ho la sensazione che più che fare un passo in avanti con la riforma Cartabia, ne abbiamo fatti 2 indietro, e che la ricerca spasmodica delle risorse che dovevano provenire dall'Europa ha fatto fare un cattivo servizio invece al servizio giustizia. E allora abbiamo ancora pochi minuti di conversazione, io vado subito in pubblicità e poi riprendiamo immediatamente per l'ultima parte della intervista con il dottor Giuseppe Visone della DDA di Napoli. A fra poco, non cambiate canale. I was born into a family of pioneers. We are bold, passionate, and gifted. We are children of a changing reality. We are dynamism. We are pure dynamism. We explore the world with hungry eyes, in search of beauty and elegance. We imagine, design, produce. We are flexible and attentive to details. We love details. Portatevi sull'obiettivo con una certa urgenza. Qui è tutto sotto controllo. Union
Security. Sentirsi al sicuro. Sempre. L'origine e il futuro di tutte le creature sono unite in un granello di polvere. Un punto nell'universo dove convergono emozioni e sentimenti. Nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Ciò che ha permesso la nostra esistenza evolve in quello che ci ha creato. A pochi chilometri da Nola, la nuova azienda Domicella SRL, con impianto di cremazione certificata, accoglie ed assiste le famiglie nel momento del distacco dai propri cari. Dimagrire mangiando. Metodo Katia Salzano. Leader da 20 anni nel campo del dimagrimento e del benessere. Metodo Katia Salzano. Innovazione, ricerca ed esperienza nel settore. Il nostro metodo riduce i grassi corporei, migliora la circolazione sanguigna, migliora il tono muscolare, migliora il tuo stile di vita e attiva il metabolismo. Dimagrire mangiando. Prenota un check-up gratuito.